Angelo Vassallo voleva denunciare un traffico di droga intorno al porto di Sciarola e per questo fu ammazzato e le indagini sulla sua morte furono indirizzate verso soggetti estranei al delitto. Ecco l'accusa contenuta nel decreto di perquisizione eseguito questa mattina dai carabinieri del ROS sezione crimini violenti su ordine della procura di Salerno. 9 gli indagati nel nuovo fascicolo sull'omicidio del sindaco di Pollica, trucidato con 9 colpi di pistola la sera del 5 settembre del 2010. Tra i 9 indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e concorso in omicidio ci sono il tenente colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, l'ex brigadiere Lazzaro Cioffi e l'imprenditore Giuseppe Cipriano, detto Peppe Odeon, titolare di una sala cinematografica a Scafati. Nel settembre del 2020 ci fu già una prima iscrizione nel registro degli indagati per Cipriano. La stessa accusa, concorso in omicidio, nota dal 2018 per Cioffi, brigadiere da poco condannato a 15 anni per traffico di droga senza aggravante camorristica, al termine di un'indagine della DDA di Napoli sul clan Fucito. Cioffi lavorava nel nucleo investigativo dei carabinieri di Castello di Cisterna, all'epoca guidato da Cagnazzo, che in vacanza ad Acciaroli nei giorni del delitto sequestrò di sua iniziativa e in assenza di delega del PM del Vallo della Lucania, prima che il fascicolo venisse trasferito a Salerno, le immagini di una telecamera della videosorveglianza di un negozio che affacciava sul porto di Acciaroli. Cagnazzo poi scrisse una informativa che orientava le indagini verso un malfattore e spacciatore di origini brasiliane, Bruno Umberto Demiani, poi archiviato 2 volte dall'accusa di omicidio. La perquisizione riannoda tutti i fili dispersi di 12 anni di indagini che hanno affrontato più piste, da quella privata alle speculazioni edilizie nel Cilento. Quello della droga, con Vassallo che organizzava le ronde al porto per provare a ostacolare gli spacciatori, fino forse a imbattersi su qualcosa di enorme che voleva denunciare senza riuscire a farlo in tempo.